Buongiorno, Consiglieri, buongiorno. Presidente. Dottoressa, Buongiorno, buongiorno. buongiorno, Buongiorno per tutti. Signora buongiorno. Ventimiglia. Signora Ventimiglia, uffici, il signor Buongiorno. Giavotto oggi non lo vedo e non lo sento. Buongiorno. Le ricordo oggi in via Spoto, consigliere Cartella, che è importante, che io non posso recarmi per altri motivi. Va bene, consigliere Cardelli? Va bene, non mi risponde più. Vicepresidente. Adesso posso rispondere, presidente. Sì, dico, ci Oh, va oggi in via Spoto? lei non è andato più là? No, non è possibile. Oggi non è possibile neppure perché sono in ospedale. Ecco, Quindi vai, fai una capatina, consigliere, restringe il tuo pensiero, non ci vuole nulla. Domani c'è pure la disinfestazione. domani. No, domani. Non dire parolacce. 19, Ah, il? Ah, 19. 19, sabato prossimo. giusto, giusto, dottoressa. Sì, pensavo domani, invece il 19. E abbiamo fatto la richiesta al signor Purpura, sì. Esatto, però non mi ha risposto. Va bene, c'è la settimana, ma sicuramente o ci andrà lui o farà aprire il signor Romeo. Va bene. Allora, vicepresidente, mi può accennare se ieri avete votato qualche verbale, qualcosa? Sì, allora ne abbiamo votate due verbali. Abbiamo fatto due verbali. Poi abbiamo fatto la discussione, ma poi siamo rimasti in quattro, giustamente, cioè abbiamo dovuto Avete chiudere. chiuso. Sì. Questa Scusate, cosa ci fa possiamo chiamare male. l'appello? Ah, vero, oggi l'avevamo dimenticato, vero? Bravo, consigliere Cardella. Però c'è una cosa pure importante, poi vi devo dire. L'appello, infatti chiamiamo l'appello e poi me lo dice, vicepresidente. Vabbè. Allora, dottoressa, i consiglieri, vabbè, la registrazione ormai è scontato che per loro sia d'accordo, ma è giusto che lo dico. Spegniamo tutti i microfoni, un paio di secondi di silenzio e la dottoressa può chiamare l'appello. Prego, dottoressa. Cardella. Presente. Guaretti. Guaretti. Presente, il microfono non si apriva. Presente. Marchese. Presente. Origlia. Savoca. Presente. Carlata. Presente. Serio. Presente. Tusa. Presente. Viscuso. Assente. Greco. Presente. 9 presenti su 10. Ore 9:56. Può aprire la seduta. Buon lavoro. Signori, buongiorno. Ah, mi scuso, allora Grazie, abbiamo grazie. Vi scuso, è pure presenti. presente. Ok, tutti Perfetto, presenti. grazie dottoressa. Allora, vicepresidente, cosa stava dicendo? Sì, io ieri non so se Giovanni l'ha rintracciata più perché ho parlato con Giovanni Dragotto, sono andato in circoscrizione, che dovevo fare alcune cose, ho parlato con lui, il quale noi abbiamo chiesto a Giovanni di non lasciare. Tipo non li lasciare per chiamare in continuazione per quanto riguarda gli inviti e farli venire qua al vice sindaco, a Marino, cioè tutti i giorni farsi sentire e ricordarci che c'è questo invito per la seconda circoscrizione. Ora la segretaria del vice sindaco le ha detto a Dragotto che lunedì si voterà la sfiducia al sindaco e fino a lunedì non siamo in grado di poter dare nessun appuntamento perché non si sa come andrà a finire questa cosa. Per cui dobbiamo aspettare tutti dopo lunedì, ovviamente quando non ci sarà più la sfiducia del sindaco e si riattiverà subito l'amministrazione comunale e si rimetterà al lavoro per darci la data dell'appuntamento che faranno la videoconferenza insieme a noi. Per cui fino a domani, fino a lunedì non possiamo fare nulla. Infatti io ho detto non li chiamerei più venerdì, li chiamerei martedì, quando finisce Sì, la vabbè, ma votazione. No, non possiamo sempre fare scusando nessun la frase impegno. minchia cazzate sono, Vabbè, non ci perché sarà nel fiducia, senso va buono bene. perché sfiducia o non sfiducia, dico, è perché
cioè se poi la sfiducia viene votata il sindaco che fa? Si dimette, no, quindi il no, vice sindaco non c'è più. No, non possono prendere impegni quando è votata. No, vabbè, non possono prendere impegni relativo, che alla fine con l'invito non è che era ora, era pure di agosto, vabbè. Non lo so, però noi abbiamo dato tutto settembre come data. Ovviamente il 15, il 16, quando è 15, il 14 c'è la sfiducia, devono aspettare questo risultato. È una formalità. Grazie. Sì, sì, però che aspettiamo noi gli inviti e le problematiche, dico, le aspettiamo da 3 anni, quindi non so, ora giù c'è la sfiducia. C'è la sfiducia, ma aspettare. No, infatti, vabbè, poi ha fatto bene. Io oggi il signor Giacotto non lo so se lo vedrò, perché non so se è in ufficio, ma sicuramente vedrò la dottoressa. Per quanto riguarda la questione aula, è confermato che noi il consiglio lo continuiamo in videoconferenza. Anche quello di padre Puglisi? Sì. Infatti l'invito, anzi la dottoressa, se mi ascolta 30 secondi, ovviamente che lo sta facendo, l'invito per partecipare alla seduta di videoconferenza per il consiglio in memoria al padre Puglisi, bisogna farlo a Maurizio Attala, al presidente del centro. Ovviamente il presidente poi girerà, o se interverrà lui con qualche altro, o solo qualche altro, sarà a cura del presidente del centro Padre Nostro smistare l'invito ad un'altra persona, se sarà un altro, il vicepresidente o qualcun altro a partecipare, se sarà lui stesso, ovviamente lui stesso. Un'altra cosa che ho dimenticato ieri e oggi, mentre ne sto parlando, mi è venuta in mente, mi devo fare dare, se non ce l'abbiamo, quella personale o quella della Chiesa c'è sicuramente, la mail di padre Maurizio, perché è corretto che invitiamo pure il parroco, come sempre abbiamo fatto, quantomeno dico il parroco, poi così... a casaccio di solito gli inviti ne facciamo decine e decine, ma così senza avere l'aula a disposizione, mandare gli inviti per la videoconferenza alla capitaneria di porto, al prefetto, come abbiamo fatto sempre, a tutte le scuole, a tutte le parrocchie, sarebbe deleterio, anche perché non so poi fino a che punto sarebbe una buona videoconferenza, non so poi alla fine chi andrebbe a partecipare, con che valore, il valore di fare un consiglio, soprattutto nella memoria di qualcuno, in questo caso di padre Puglisi, era quello di vederci in aula, come abbiamo sempre fatto. Purtroppo poi un po' il Covid, poi un po' i fatti, non è stato possibile. Quindi dico quantomeno padre Maurizio e centro padre nostro, il presidente del centro padre nostro. Comunque poi da lunedì concordiamo tutto. Dottoressa, ok? Dottoressa, mi ascolta? Non la sento. Va bene, niente. Non mi avrà ascoltato, va bene. C'è qualche consigliere che voleva intervenire, dire qualcosa, oppure altrimenti cambiamo l'ordine invertiamo l'ordine del giorno. Vedete di prelevare una mozione, presidente. Proviamo qualche verbale. Presidente. Che? Sì. Orina, buongiorno. Posso, presidente? Mi dica, consigliere. Sì. Sì. Come? No, volevo dire una cosa, presidente. Il discorso dei villaggiardini come è finito, innanzitutto, presidente? Che doveva andare là, a lei? Ah, ieri ci sei andato. Sì, ci sono andato. E che, come però la persona con cui io volevo trattare non c'era. E allora non hai parlato con nessuno. E allora niente, no. Lunedì alle 11 appuntamento. C'erano solo gli operai, semplici operai. Non c'era né il dottore Musacchia, che a quanto pare pure forse pensione. No, non c'è, è presente già. Non c'era la Mantia, non c'era, non mi ricordo come si chiama. Quindi, anche perché io non posso, gli operai non c'entrano niente, io devo trovare qualcuno dei vertici, mi devo sedere là e non me ne devo andare più. Era arrivata un'email. Dottoressa, mi scusi, ma scusi, consigliere Tusa, dottoressa, poco fa ha sentito, poi mi ha sentito quello che in merito a quello che ho detto per la seduta. Sì, ma voi non mi sentite? Ora sì.
Sì, no, io volevo venire a conoscenza di tutti i mail, perché già l'evento li ho creati, gli eventi per la prossima settimana. Basta aggiungere gli indirizzi per mandare gli inviti. Perfetto, perfetto, dottoressa. Dico, quantomeno padrone Maurizio è presidente del centro Padre Nostro. Vabbè, sarebbe poi per il 2017, giusto? Che va... mandarlo a tutti, no, infatti poi si crea troppa confusione. Sì, perché mandarlo a tutti per tutti gli inviti come abbiamo fatto ogni anno penso che sia poco opportuno. Infatti lo possiamo mandare alle scuole, quelle di riferimento della scuola Padre Pugliese. Comunque ora vedo, organizzo io per capire pure di partecipare, ci mandiamo gli inviti. Lo so, magari facciamo questi due, la scuola Padre Pugliese, vediamo. Vabbè, fatemi sapere. Vediamo, va bene, ok, poi lunedì do conferma. Presidente del centro Padre Nostro, il Padre Maurizio, confermato. Padre Maurizio, se c'è la mail, bisogna vedere su quale mail a lui poi può venire comodo, quindi prima glielo chiedo. Casomai la manderei quella della chiesa. Mail, quindi... Infatti, va bene, grazie dottoressa. Consigliere Tusa, cosa stava dicendo? Sì, a proposito del cambio, cioè, di gente, il consigliere Olida aveva chiesto di Villa Giardini. No, io a proposito di Villa Giardini, mi è arrivato l'email che la seconda sezione ha inoltrato tutti i consiglieri, quindi la segreteria, dove diceva che c'era stato... Un attimo, una alla volta, facciamo finire il consigliere. Prego, Orini. Prego. Un minuto che non la sento. Prego. Consigliere Orini, grazie, prego. Presidente, io ho detto questo discorso dei Villa Giardini e più che altro su richiesta di più che abbiamo fatto noi per la potatura degli alberi. Io quando lei deve andare di nuovo, se no... Almeno io non la sento bene. Se non dovrebbero venire gli inviti che facciamo noi, ci uniamo tutti assieme e ci andiamo a Villa Giardini. Anche per il problema, ho fatto 3 richieste, più che altro, Presidente, in via Messina Marina, numero civico 135, e questi gli alberi stanno abbastanza... Non la sento, consigliere Orilia, non la sento. Non la sento. Presidente... Mi scusi, io al consigliere Olivia lo sento. Non la sento, consigliere Olivia. Mi sente ora, presidente? Parli Olivia. Io allora forse so. Mario Checo ci ha lasciato. Allora, che c'è, presidente? Orilia, continua. Posso continuare? Forse ero io che avevo problemi di linea. Continuate. Avevo io sicuramente problemi di linea. Ma adesso ci sente, giusto? Alla grandissima. Perfetto. Vai, sono uscito e sono rientrato, perché quando è col telefono purtroppo è così. Prego, consigliere Orilia. Se non vengono degli inviti che facciamo ogni volta noi tutti i consiglieri alle persone che invitiamo... E ci uniamo tutti assieme, ci andiamo tutti per vedere da farsi più che altro, perché io stavo dicendo di più di una richiesta che ho fatto in via Messina Marina, numero civico 135, gli alberi stanno abbassando di più e non c'è più visibilità nella strada e dovrebbe succedere qualche danno e poi si provvede in questa situazione. E questa è una, Presidente. Poi volevo aggiungere un'altra cosa, Presidente, il discorso della spazzatura. Ieri hanno fatto che noi, dato che per adesso c'è il Covid che soffriamo tutti, e ieri in via Antonio Pigafetta, angolo Ponte di Mirello, è stato effettuato il servizio con i camion, hanno levato tutta l'immondizia. Come si può fare, Presidente, dopo dieci minuti, buttare ingombranti, ma non ingombranti che sono una tavola, frigoriferi? Mi sono vergognato io stesso a dire, ma la gente, ma dopo in facce. E io dico un'altra cosa, Presidente, mi deve scusare, che non c'è, ha ragione il consigliere, tutti i consiglieri, più che altro il consigliere Scarlato, che parlano di telecamere, ma di fare delle multe
veramente eclatante, non da 100 euro, da 2000 euro in su quando fanno queste cose. Grazie Presidente, se mi scusi. Ok, grazie consigliere Olina, no, senza c'è bisogno che si scusi. In merito alla questione che diceva inizialmente Villa e Giardini, io alle 11 lunedì ci devo andare, quindi al di là, ripeto, degli inviti, chi vuole venire con me può venire, perché io l'importante è che becco qualcuno che si occupa, che non è un operaio, un semplice operaio, ma che si occupa della amministrativamente di gestire questi servizi, e poi so quello che devo dire. Il risultato lo vedrò alla fine della discussione, quindi se qualcuno vuole venire può venire con me. Per quanto riguarda quello che diceva degli ingombranti, sappiamo benissimo come funziona. Per adesso ci troviamo pure in uno stato di crisi e di emergenza per tutto quello che è successo. Poi ci mettono pure del loro anche i cittadini. La situazione è quella che è. Non è situazione consigliere il pace. Sì, quello sicuro. Quello sicuro l'abbiamo sempre detto, perché è vero che abbiamo dato colpe e continuiamo a dare colpe a quei servizi che non funzionano, ma la gente, alcuni cittadini, alcuni residenti non aiutano la città a vivere meglio, anzi, per niente. È vergognoso veramente, dice bene. Allora, andiamo avanti. Consigliere Tusa, cosa stava dicendo? Sì, stavo dicendo a proposito dei Villa Giardini, la segreteria della presidenza della circoscrizione aveva mandato il cambio appunto dirigenziale, quindi Musacchia dall'1-8 ha cessato il servizio, c'era un altro dirigente, però adesso non ricordo, stavo cercando la lettera ma non la trovo, comunque è cambiato il dirigente. E poi a proposito di... A proposito invece dell'assessore peraltro allo sport, per la RIA, scusi, concordando con Tragotto della segreteria nostra, abbiamo pensato di far rispondere semplicemente ai nostri inviti, giustamente come consiglio della circoscrizione, ad una mail dicendo che è disponibile per quella data. Poi ho semplicemente inoltrato la mail di invito della segreteria all'assessore e ho chiesto se cortesemente poteva indicare la data. Quindi questo è un aggiornamento che vi do in merito all'appuntamento con l'assessore allo sport. Va bene? Aspetta, ok, però come dicevamo prima, a prescindere dall'appuntamento, ci dobbiamo vedere davanti alla circoscrizione. Sì, chiaro, questo sicuramente. Davanti alla circoscrizione, ok. Se non c'è nessun altro che vuole intervenire, io lascio al vicepresidente. Vedete se volete approvare qualche mozione, qualche verbale, che finisco a fare quello che sto facendo in ospedale. Oggi mi tocca lavorare. Ormai in questo periodo al lavoro, soprattutto in base a quello che faccio, oltre alle camurrie che ci sono state, è giusto che ci vado. Come d'altronde molti di noi facciamo e abbiamo sempre fatto. Vicepresidente, continuate voi. Bene, dopodiché credo, sono certo di farcela. Entro l'una, prima dell'una, se trovo la dottoressa bene, che vengo a firmare, che sicuramente ci sono verbali da firmare. Per il resto ci aggiorniamo lunedì. Lunedì, come dicevamo ieri. Verbali, Presidente, se non ci dovessi essere, sono qua sul PC. Perfetto, al solito. Ok, dottoressa, perfetto. Per quanto riguarda lunedì, come diceva prima ieri la dottoressa, dico anch'io, spesso io mi collego dopo, da lunedì cerchiamo, e a prescindere il vicepresidente o chi dovesse esserci, tipo il consigliere Guaresi, che è colui che viene subito dopo, 9:30, 10:20, tardi, dico potete aprire tranquillamente. L'importante ovviamente che procedono i lavori d'aula come si deve e come avete sempre fatto, e dopodiché man mano qualcuno si vuole aggiungere, si va aggiungendo. Tanto abbiamo pure modo di sentirci privatamente per capire che stai facendo, che non stai facendo, entri tu, apri tu, tranquillamente come abbiamo sempre fatto. Quindi da lunedì chi dovesse aprire, a prescindere da chi apra, o io o il vicepresidente, via discorrendo, dico apriamo con una celerità maggiore. I 10 minuti ci possono stare, dottoressa, quindi non credo che si vadano
ad appellare ai 10 minuti. Di certo non apriremo più alle 10. Va bene. E speriamo che Dio ce la mandi buona su tutto. Ci sentiamo più tardi. Vicepresidente, ieri l'avevo chiamata, ma cadeva la linea. E secondo me lei era col consigliere Cardella perché cadeva pure la linea. No, non chissà dove eravate entrambi. È stato un blackout della team, no? Vero? Sì. Come? C'è stato un blackout della team. Perché cadeva tu sempre la linea entrambi, va bene, anche più tardi mi chiamo. Consigliere Cardella, non dimentichi di andare in via Spot. E per quanto riguarda il Dadino Dolci, veda che è tutto ok. Ho avuto conferma stamattina alle 8.30. Lei sa di cosa sto parlando, non me ne vogliono i consiglieri, è una cosa semplice, ma è giusto. Grazie mille, Presidente. Che non si dica pubblicamente. Vi ringrazio sempre. Non dimentichi via Spoto, mi raccomando, mi faccia questa gentilezza perché io purtroppo ci volevo andare oggi. Ti hanno chiamato per lavoro. Presidente. No, faccia lei come? Lei è una potenza. Lei ci può andare tranquillamente col suo nome. Sì, sì, Francesco Cardella, fiero di essere quello che è. E io fiero di esserle amico. Consigliere, un abbraccio grande per tutti. Grazie, onorato sono io. Grazie sempre, dottoressa. Arrivederci, Presidente. Grazie a voi, grazie vicepresidente, ci sentiamo per telefono, un grazie, abbraccio per tutti ragazzi, avanti con i lavori d'aula. Prego, consigliere Guaresi, prego. Giuseppe, il microfono. Sì. Prego. Mi è data la parola perché ho dovuto abbassare il... Sì, prego, dai. Ho ricevuto la telefonata e da stamattina, buongiorno a tutti, che ricevo una miriade di telefonate perché purtroppo gli atti vandalici non si sono fermati, anzi, dico, aumentano. La cosa triste è che un giorno, oggi, dovevano riaprire alcuni asili nido e le mamme si sono visti arrivare delle telefonate, o chi non l'ha ricevuta si è presentata all'asilo nido La Malfa, ma ahimè stanotte è stato ancora una volta attentato, ma sicuramente i soliti che dire, non so come definirli, perché in un asilo nido, per poi scoprire ancora una volta che hanno rubato due cofanetti di Nutella, alcuni pacchi di pasta, ma la cosa più triste, Presidente, non è questa, perché dico quello è rimediabile, la cosa triste è che hanno buttato tutti gli armadietti a terra, hanno buttato o hanno spostato tutti quei banchi dove i bambini si siedono a giocare o ad apprendere ciò che gli viene insegnato dalle maestre. Presidente, dico, a parte la rabbia delle maestre da stamattina che sono in contatto con loro, in contatto col vice sindaco, dove chiedo con urgenza, visto e considerato che i bambini non possiamo dimenticare, dopo 6 mesi, Presidente, di stare a casa, 5-6 mesi di stare a casa, e avevano ormai, erano contentissimi stamattina di ritornare a scuola, purtroppo ahimè, dico, sono stati ancora una volta fermati per questi atti vandalici. Mi auguro che la scientifica che già è sul posto, dico, possa risalire, Presidente. Mi auguro che magari ci siano state messe le telecamere, perché l'ultimo atto vandalico è stato fatto a maggio del 2019, credo, cioè no, durante il lockdown è stato fatto, ecco, l'assalto, quindi il 22 maggio del 2020 è stato fatto l'atto vandalico all'asino di Alamalfa, dove si era parlato di metterla in sorveglianza. Io non so se è stata messa, ho chiesto un attimino al vice sindaco di capire e calmare soprattutto la rabbia delle mamme che stamattina insieme ai bambini si erano recati, ma ahimè, dico, ripeto, speriamo che possano risalire a questi disonesti, questa gente inutile che purtroppo esiste sulla terra. Ma la cosa grave, Presidente, è che si sono seduti, hanno fumato tranquillamente, e quindi ho chiesto con urgenza nuovamente la pulizia straordinaria, la sanificazione, perché devono andare. Speriamo che nel giro di pochi giorni i bambini possano
andare a, tranquillamente a scuola. Chiudo questa triste parentesi, vi darò notizie anche domani perché sto seguendo in prima persona, ho già inviato note, sono in contatto con le maestre, con le mamme, col vice sindaco, vi terrò aggiornati di questa triste e mi auguro che sia solo in questo plesso e non in altri plessi perché altrimenti dico, si potrebbe pensare a qualche altra discussione, si potrebbe aprire qualche altra discussione. Chiudo questa parentesi, presente, ne apro una, un'altra più triste. Che succede ieri, presidente? Dico, mi dispiace che il consigliere, non il mio, il mio collega, volevo dire consigliere Pasquale Tusa, scuote la testa perché, come tutti voi, siete rattristati da queste triste notizie. Presidente, ieri, dopo la nota vocale inviata al sindaco, al presidente della RAP, al vice sindaco, assessore Marino, per quanto riguarda le tonnellate di spazzatura, ieri le maestranze della RAP, presidente, si sono recate sul posto a togliere le tonnellate di spazzatura, dopodiché io stavo ringraziando pubblicamente, sempre inviando una nota vocale, presidente, e mentre sul posto, a fine della video, che avevo un attimino chiuso, peccato, un attimino, proprio questione di 5 secondi, si ferma un mezzo, l'ho guardato, ha aperto il cofano, ha preso due sacchi di spazzatura, li ha posati sul, proprio come dire, dico, ma dico, mi è sembrato strano che un villabatese, perché l'ho riconosciuto che è di Villabate, li ha messi, presidente, nei contenitori vuoti. Cioè, per un attimo mi sono rallegrato, come dire, ma finalmente c'è un villabatese che si è accorto dei contenitori vuoti. Ma ahimè, presidente, neanche il tempo di pensarlo e di sorridere, che giustamente torna in macchina, prende uno scatolo pesante e lo butta a terra. Allora a quel punto, presidente, mi dispiace, l'ho chiamato e io ho detto, egregio signore, mi scusi, guardi, egregio villabatese, perché ma lei come fa a sapere? Perché lo conosco che è di Villabate, quindi dica la faccia del villabatese, tra l'altro lo conoscevo. Io ho detto, se è partito a Villabate carico di quella furbata che stava facendo, si è comportato per il 30% da buon cittadino, ma per il 70% da porco, perché due sacchi li ha messi dentro il contenitore, lo scatolo l'ha buttato a terra. Ci, ma secondo lei è una discarica? Dici, no, ma dove li devo buttare? Ci, insomma, ma che cosa c'è dentro? No, ma ci sono cose pesanti. Dici, dove li devo buttare? Se li deve portare a casa, lei non li può buttare sul territorio di Palermo, si deve solo vergognare. No, ma sa, ma già mi fici una multa. E ne vuole fatta nausea, cioè, ma mi spieghi come funziona? Cioè, a Villabate non osano buttare niente a terra, vengono sul tratto della città di Palermo e quindi tranquillamente vanno a decadere. Mi auguro, presidente, ho chiesto nella nota vocale di pubblicare le foto, perché c'è la telecamera, di pubblicare le foto di questi sporcaccioni che vengono continuamente a scaricare su via Galletti, evidentemente con la faccia oscurata, così da appenderli, mettere la berlina, come si faceva una volta nel Far West, come dire, come si dice, aiutatemi voi, quando uno era vantua una cosa del genere, che metteva una taglia. Presidente, bisogna fermarli in questa maniera, bisogna essere pesanti, perché accusare un'amministrazione è semplice, un'amministrazione, se lavora bene, se lavora male, pregi, meno pregi, lasciamo stare. Qua stiamo parlando di disonesti, stiamo parlando di gente incivile che va condannata senza se e senza ma. Quindi mi auguro che veramente si possano estrarre quelle foto dalla telecamera piazzata su via Galletti e pubblicare le foto su tutti i social, come chiedono i cittadini, per mettere fine a questa triste situazione. Grazie, presidente. Grazie, consigliere Guaresi. Ma io non capisco una cosa: se c'è la telecamera, deve scattare la multa. Certo. C'è la cosa, ma là che stiamo facendo? Cioè, la telecamera è messa lì per finta. Ma io chiedo infatti di sapere quante ne sono state fatte, presidente. Perché non fa una richiesta lì alla municipale? Beh, così vediamo. Ha fatto, ho inviato al sindaco, al vice sindaco. Le hanno risposto di... Vogliamo sapere chi è stato multato, altrimenti è una presa in giro, presidente.
Io non lo so, penso che li dovrebbero multare, quantomeno dovrebbe scattare la multa, la sanzione, perché c'è... allora chi si mette la camera? E non fatto. Se lo facciamo Grande Fratello, mettiamo tutto il bandone della camera, così. Presidente, mi perdoni. Sì. Volevo dire al consigliere Guaresi, alla fine questo scatolo è rimasto per terra? No, gliel'ho fatto portare a casa! Perfetto. Ho preteso che lo portasse a casa perché gli ho detto che avevo già scattato le foto, purtroppo non le ho potuti scattare perché avevo finito di registrare, presidente, e non pensavo una cosa del genere, altrimenti lo avevo pubblicato io stesso oscurando la faccia. Gliel'ho fatto portare, era triste, purtroppo, come dire, un leggero chiccare, ma te lo devi portare. Non mi ma io credo che questa sia stata una lezione di vita, consigliere Guaresi. Sicuramente, perché se ne andò perché siccome era successo un incidente in autostrada all'inizio, presidente, e c'era una fila di macchine che tutti hanno ascoltato, perché io ho parlato ad alta voce proprio a fare sentire anche i cittadini che erano affacciati nei loro balconi. Proprio lo svergognato, come dice lei, consigliere Viscuso, lo svergognato se n'è andato. Sicuramente mi ha odiato in quell'attimo, perché tutti hanno assistito. C'era qualcuno che vedevo che era con i telefonini, non so se stava riprendendo, però mi sono sentito, mi creda, dopo aver fatto tante battaglie e aver fatto tornare la RAP nelle condizioni in cui sappiamo le difficoltà. È tornata la RAP, c'era un carrellone e due camion, presidente, perché la spazzatura era tantissima. Sì, va bene, consigliere, se già questo ce l'ha raccontato. Comunque, il problema è sempre quello. O si attiva l'amministrazione, vede quello che c'è da fare, o l'amministrazione è complice di tutto quello che accade e giustamente ognuno fa quello che vuole, senza controlli, senza multe, senza niente. Bisogna fare il pugno fermo. Ma ancora che perde tempo l'amministrazione. È che purtroppo sono troppo indapperate per altre cose. Andiamo avanti. Consigliere Tusa, prego. E allora? Sì. Allora, a proposito di Villa Bates, quindi io faccio un plauso al consigliere Guaresi per aver fermato e giustamente aver fatto ragionare, tra virgolette, anche se l'ignoranza e l'inciviltà supera i confini, diciamo. E l'unica cosa che quando lui diceva ma dove la butto, cavolo, a Villabate esiste un'isola ecologica, zona industriale, ma perché devono venire facilmente nel nostro territorio e fare questi atti appunto realmente incivili? Quindi comunque mi complimento con il consigliere Guaresi, perché tutti quando vediamo anche i cittadini, ahimè, non si sa uno dall'altro lato chi trova, però veramente siamo stanchi, siamo tutti stanchi, non ce la facciamo più per tante situazioni. Ora Villa Abate, spero che ci saranno a breve le elezioni, spero con una nuova amministrazione che sia, me lo auguro, consigliere Guaresi, me lo auguro che sia più lungimirante e con una che si realizzi una collaborazione col comune di Palermo fattivamente, e non si, per non avere più questi scempi, perché questi scempi fanno veramente male. Noi, visto che le elezioni sono il 4 ottobre, noi già la settimana successiva chiederemo un invito, convocheremo al sindaco di Villa Abate qui in videoconferenza per discutere questa cosa. Sarà nostra cura da ottenere subito. Questo va fatto immediatamente. Sì, certo. Bella idea. Sì, no, vabbè, soltanto volevo fare questo appunto, quindi spererei che il RAP risolva più presto i problemi, già stanno cominciando a lavorare, che nasca una sinergia tra i comuni in modo da veramente evitare queste situazioni assurde, che poi oltre la via Galletti, via Colpe, dove ci sembra ci arrivano più facilmente, ormai giustamente anche loro, se sì, i villabatesi o altri comuni limitrofi, scendendo, loro vanno anche ovunque, dove magari nelle zone più isolate, nelle zone più tranquille, parlo anche lì a Roccella, ma ovunque, e quindi realmente questa sezione è impossibile da gestire, cioè le telecamere devono fare il proprio lavoro e la polizia municipale
al più presto deve veramente sanzionare, ma fatto in modo oculato, ecco, perché a volte sappiamo tutti, molte persone non tengono niente, non hanno niente, arrivano le multe, non li pagano. Sarebbe, secondo me, opportuno lavorare anche al di fuori della semplice multa. Che tu fai un reato ambientale e quindi è un grosso, ecco, un grosso, una grossa manifestazione incivile, e vai a deturpare un altro territorio, agiamo in altro modo. Per qui naturalmente i nostri amministratori, se riusciranno a fare, se tu hai un qualcosa di reddito o un qualcos'altro, comunque tu devi pagare, perché io sono convinto che il palermitano deve essere in qualche modo redarguito, ma in maniera seria, così poi la prossima volta forse non lo fa più. Quindi mi auguro che questa situazione si risolva più presto. Grazie, Presidente. Grazie, consigliere Tusa. Vediamo se c'è qualche altro che è iscritto a parlare, se no passiamo agli atti ispettivi. Io non vedo più nessuno. Benissimo. Nominiamo gli scrutatori, Seri, Orilia, Cardella. Passiamo, dottoressa, agli atti ispettivi. Ci sono delle mozioni da approvare, dove mi chiedono il consigliere Guaresi la mozione del 2020, protocollo 10.05.51, e il consigliere Tusa la mozione del 3.3.2020, 18.27.27. Teniamo queste due in considerazione e cominciamo con la prima, dell'8 gennaio 2020. Prego, consigliere Guaresi. Sì, grazie Presidente, ancora una volta, perché una volta l'anno presento la mozione e poi allego pure sollecite con note, sempre il diserbo anomalo che va dal tratto del Bar del Bivio a Bagnitalia. La carreggiata la conosciamo tutti, perché la percorriamo quasi giornalmente, io giornalmente la percorro. Ai bordi della strada cresce quel canneto che va proprio sulla carreggiata, non esistono marciapiedi, ho già fatto anche mozione per la costruzione, l'ANAS mi ha risposto, c'è una discussione aperta per questa creazione di marciapiedi, però nel contempo, nell'attesa che vengano create, si dia la possibilità ai cittadini che la percorrono a piedi, perché in questo tratto, Presidente, ci sono diverse abitazioni, gente che va a lavorare anche di notte e quindi c'è gente che la percorre a piedi, è pericolosa, quindi chiedo che il Consiglio approvi l'ennesima volta la mozione, che poi fino ad oggi hanno dato seguito e li devo ringraziare, per togliere tutto quel canneto e quell'erbaggia che cresce a dismisura ai bordi della strada. Grazie Presidente. Grazie consigliere Guaresi. Se c'è qualcuno che vuole intervenire sulla mozione, prego, ne ha facoltà, se no passiamo subito all'approvazione della mozione. Io la ringrazio, consigliere Guaresi, visto che non c'è nessuno che vuole intervenire, la ringrazio per l'attenzione. Prego. Grazie a lei e a tutti. La ringrazio per l'attenzione che c'ha verso il territorio. Ovviamente questi sono dei servizi che bisogna fare al più presto possibile, perché c'è pericolosità di incidenti e c'è anche pericolosità per l'incolumità dei cittadini. Spero che venga votata l'unanimità dei presenti con coloro che sono rimasti in videoconferenza. Dottoressa, prego, prosegua con la votazione. Grazie. Cardella. Favorevole. Guaresi. Favorevole. Marchese. Orilia. Favorevole. Stavoca. Favorevole. Scarlata. Scarlata. Assente. È uscito. Serio. Favorevole. Tusa. Favorevole. Discuto. Favorevole. Bene. È entrato Marchese adesso. Marchese è entrato, forse è rientrato. Marchese, non so se ha ascoltato, c'è in votazione la mozione del consigliere Guaresi. Marchese, favorevole o contrario?
Consigliere Marchese, se ci sente? Ti ascolta? Sì, 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 perfetto. Ditemi, io sono uscito per una telefonata e sono dentro. Votazione per la mozione del consigliere Guaresi. Favorevole, presidente, favorevole. Perfetto. E allora, approvata all'unanimità dei presenti, ore 10:33. La ringrazio e passiamo alla successiva. Scusate, ma mi avevano telefonato e sono uscito fuori un attimo, scusate tutti. Prego. Consigliere Tusa, prego. Sì, ok, la mia mozione è per proseguire un percorso diciamo di attenzione in quella parte di via Conte Federico a Croce Verde. Praticamente c'è stata prima una mia mozione per quanto riguarda l'impianto fognario che manca in quel tratto di Conte Federico, compreso fra via Regione Siciliana Ponte Federico e Corso dei Mille Croce Verde. Questa volta è privo anche di impianto di illuminazione pubblica. Io ho allegato una mappa che qui non posso farvi vedere, quindi quel tratto alto di Conte Federico, quindi a Ciaculli, oltre l'impianto fognario manca di impianto di illuminazione pubblica. E questa è la mozione per l'illuminazione pubblica. E scrivo anche, considerato che i cittadini che attraversano o abitano in quel tratto di strada si preoccupano per la loro incolumità, è impensabile che nel 2020 si possa rimanere senza illuminazione pubblica. Tenuto conto, la realizzazione dell'impianto, oltre a tutelare l'incolumità pubblica, può essere un deterrente ai furti che si possono verificare nelle case di quel territorio. Per quanto sopraesposto, il sottoscritto consigliere Pasquale Tusa chiede a codesto consiglio circoscrizionale di deliberare affinché il sindaco di Palermo, il servizio infrastrutture e servizi a rete, AMG, e gli uffici competenti provvedano all'esecuzione di quanto sopra descritto, inserendo nel piano triennale dei lavori il progetto sopra descritto. Naturalmente quella è una strada stretta, particolare, quindi naturalmente non siamo noi i tecnici che andranno a valutare se è possibile realizzarlo, perché sarà un lavoro abbastanza attento e particolare, visto che la strada è stretta, visto che ci sono i terreni confinanti, bisogna vedere se tutto un lavoro, ci sarà tutto un lavoro dietro, questi saranno i tecnici a valutare, e quindi la mia mozione comunque per attenzionare quel territorio. È al buio, la strada è completamente al buio. Grazie. Bene, grazie consigliere Tusa. Consigliere Guaresi, prego. Sì, intanto voto favorevolmente la mozione, perché è giusto ricordare, mi auguro che questa volta, dico, sia presa in considerazione, perché nella passata legislatura l'abbiamo votata a firma del consigliere Inserillo. La ricordo benissimo, l'abbiamo votata, sono contento che il consigliere Tusa l'ha riproposta, perché già sono passati quattro anni abbondanti, la ricordo perfettamente. Mi auguro che questa volta sia presa in considerazione e messa quantomeno nel piano triennale, perché conosciamo tutti quel tratto buio, pericoloso, e quindi dico, sono favorevole. Grazie consigliere Guaresi. Allora, prima che passiamo alla votazione, dobbiamo cambiare il consigliere Cardella con il consigliere Scarlata per quanto riguarda i scrutatori. La dottoressa Lotà può chiamare l'appello per far votare i consiglieri. Grazie. Dottoressa Lotà. Il microfono era spento. Sì. Allora, Cardella assente, Guaresi. Favorevole. Marchese. Favorevole. Orilia. Favorevole. Savoca. Favorevole. Scarlata. Favorevole. Serio. Favorevole. Tusa. Favorevole. Mi scuso. Favorevole per dichiarazione di parola. Prego, consigliere. Devo ricordare a tutto il consiglio che l'anno scorso è stata presentata una mozione da parte mia e sono stati effettuati 3 sopralluoghi per quanto riguarda l'installazione pubblica di illuminazione in questo tratto. Ovviamente il consigliere Tusa mi stupisce sempre, perché attenzione sempre al nostro territorio. È molto attento, ma lo aggiornerò, io lo porterò un passo avanti, perché sono stati già fatti dei sopralluoghi per questo impianto.
accenno soltanto che non possono essere installati i pali dell'illuminazione, verranno messi dei pali, devono trovare pali che a parete. È complicata perché non possono mettere neanche a parete perché i muri non hanno l'altezza per poterli mettere. Quindi era anche questa una delle situazioni che si devono trovare oltre ai soldi che dovevano stanziare per poter fare l'illuminazione, però poi mi vedrò col consigliere Tusa per portare avanti questa situazione, così, dato che lui si è anche interessato, la porteremo insieme avanti. Va bene, consigliere Tusa, prego. Grazie per l'informazione. Non ricordavo della sua mozione, questo. Se l'avessi ricordata mi sarei concordato con lei nelle azioni che stava intraprendendo. Comunque possiamo mandare avanti tranquillamente la mozione. Forza, allora lei delle informazioni. Bene, visto che è rientrato il consigliere Cardella, chiede agli uffici se possono ripristinare le... Certo, ritorniamo ai vecchi scrutatori per esprimere il voto. Perché consigliere Cardella deve esprimere il voto della precedente votazione sempre, della mozione di Guaretti. L'ha votata apposta. Allora possiamo andare avanti con la votazione. È favorevole, consigliere Cardella. Sempre favorevole per il bene dei cittadini, sempre. E allora approvata all'unanimità, ore 10:39. D'accordo, questa è la mozione di Tuse, giusto? Sì. Va bene, grazie dottoressa. Allora ragazzi, se non ci sono altri argomenti che mi volete far presente o qualcosa che c'è, io spero tanto, l'unica cosa che volevo dire a tutto il consiglio, spero che al più presto possibile possiamo avere il vice sindaco in aula dopo il 15, il 14 della mozione di sfiducia, perché questo problema degli alberi è un problema urgentissimo, non urgente, urgentissimo. Ci devono dire quello che devono fare, perché stanno succedendo delle cose che io non apprezzo assolutamente. E spero Presidente, che andremo avanti. Prego. Posso segnalare una situazione a cui a noi ci sta tantissimo a cuore, che riguarda la costa. Ho visto, uscendo da via Ferrari Orsi, di fronte, c'è quello che vende cozze e cose accanto. Ho visto ci sono degli ingombranti, tra cui ricordo una cosa di questi ingombranti, un materasso matrimoniale. Ho paura che diventerà questa di qua anche una discarica, Presidente. E volevo segnalarla, comunque io l'ho fatta la chiamata, non so se l'hanno tolta o meno. Bisogna ma tu sai che va spesso a correre là, non li ha visti queste cose? Bisogna fare una nota, e così io dico agli uffici, nella fattispecie della signora Anna Maria Ventimiglia, di dire a Giovanni di preparare sta nota per il ritiro ingombrante di fronte via Ferreri Orsi, via Messina Marina, di fronte via Ferreri Orsi. Numero civico di preciso, così In via Messina Marina, di fronte via Ferreri Orsi. Questa okay. è un'altra, e ne aggiungo un'altra che è sempre di ingombrante, in via Alberto, giusto, in via Maione da Bari, numero 17. Scusatemi, ma il signor Dragotto oggi è in ufficio? No. Signora, si può prendere questo appunto per favore, allora? Così poi lunedì gli fa fare questa nota, o la fa lei e poi la fa firmare al presidente. Può scrivere? Sì. Allora, fognatura e fuoriuscita di liquami in via 27 maggio, civico 28A, /1, fognatura otturata, liquami a cielo aperto. E puoi ripetere il civico? Civico 28A /1. Ok. Allora. Ok, grazie signora. Io non ho capito bene dove diceva lei. Parla con me, signora. No, col pronto, non la sento. No, ma che non sto parlando con me. Va bene, ok, grazie Presidente. Allora, Anna. C'è una fognatura, c'è cioè un ritiro ingombranti dove? In via Maione da Bari, numero 17. Via Maione da Bari, numero 17. Brancaccio. Ah.
E mentre allora quella nota la deve fare all'AMAP e all'Istituto delle Case Popolari, ufficio tecnico IACP. Signore Ventimiglia? Sì, scusate, sì, ma sì, non si possono fare queste cose. Grazie. Quando ci vediamo in presenza oppure si scrive in privato. C'è un'urgenza, consigliere Cardella. C'è un'urgenza. Ah, le urgenze hanno priorità, consigliere. Okay. Mi perdono. Grazie a tutti. Presidente, se non c'è altro, io esco fuori dalla videoconferenza. Se lei ci fa finire, usciamo tutti. Solo grazie. Questo. Allora sono in il religioso silenzio. Grazie. Allora, dottoressa Lotà, le mozioni sono state approvate tutte e due. Io a questo punto dichiaro chiuso il consiglio e ci vediamo e torniamo a lunedì, così andiamo a risolvere altri problemi che ci attanagliano questa benedetta situazione. Chiamano con tutti gli uffici. Va bene, signori consiglieri, buona giornata a tutti. Buongiorno, buon fine settimana. Ciao ragazzi. Buongiorno.